Stiamo cercando di fare con questo frullatore che si è rotto, proviamo a farci una lampada per Jacopo, eh? Figo, no? Cioè dentro il bicchiere ci sarà la lampada, quella con le lucine che girano, eh? Guardiamo. Adesso provvederemo ad aprirlo. Allora, il problema grosso adesso è togliere queste viti qua. Non lo vedete, ma possiamo capirlo da qui. Sono viti a stella ma triangolari, però con santa pazienza almeno qui si riesce a toglierla. Finalmente siamo riusciti a separare questa, quindi a questo punto potremmo anche rimontare questa parte qua. Wow! Allora, il problema, dicevamo, è che spesso gli elettrodomestici hanno questa tipologia di vite, che è una testa a stella ma a tre denti praticamente. E in commercio è facile magari trovarle le punte triangolari. Il problema però è che queste chiaramente hanno bisogno di questi cacciaviti dove si inseriscono e questi cacciaviti non entrano mai in questi buchi. Allora, siccome non volevo, magari potevamo saldare questo in testa a un altro cacciavite, ma ho preferito farci un taglio dietro, come vedete, in maniera tale che lo inserisco dentro il buco e con un cacciavite normale poi tiro via la vite. Ha funzionato e proseguirò così. Messo dentro, ha preso e si gira. Il danno è meno, veramente incredibile. È partito il supporto, no? Un danno sciocco in realtà. Ma vedremo. Guardate che bravi, dentro ci sono, forse non li potete vedere perché vi serve un'altra luce, ne accendiamo un'altra, così si vedrà meglio. Guardate, dentro ci sono le viti classiche. Guardate un po'. Dentro ci stanno le viti classiche e prendiamo un cacciavite classico e lo togliamo. Allora, adesso prendiamo portalampade di queste a vite, facciamo un'operazione preliminare qui. Adesso dobbiamo fare un buco dove ci posso passare questo e vediamo un po'. Con un pennarello, vediamo un po', un pennarello l'ho usato pochi minuti fa, qui c'è un disordine apocalittico e via, là si vede? Insomma, adesso prendiamo un seghetto alternativo perché la segatazza non possiamo usare, penso, vediamo un po' se possiamo usare una segatazza, ma ne dubito, magari. Potremmo usare questa, ma sarebbe meglio usare questa. Proviamoci con la segatazza, va?
ci siamo riusciti. È un po' decentrato, ma il buco è più grosso, quindi viene bene. Adesso se cattasse lasciamo qua, ora diamo una bella pulitina. Ha, 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 ha.